Hai una diagnosi professionale, va a leggere qualsiasi sensore e qualsiasi centralina dell'auto. Andiamo a fare modifica chilometraggio. Chiamo sì e 1, 2, 3. A 120.000 km. Andiamo a vedere subito cosa troviamo all'interno della valigetta. Per chi è nuovo sul canale, vi ho lasciato in descrizione la playlist delle altre diagnosi recensite. La valigetta si presenta in una plastica dura, il che è molto positivo per il trasporto. Rispetto alle altre diagnosi, invece dei classici gancetti in plastica, abbiamo questi gancetti di metallo. Andiamo ad aprire. Sulla parte superiore troviamo il nostro scanner, nella parte inferiore invece tutti i vari accessori, più questo manuale, ma all'interno anche la garanzia. Troviamo il cavo seriale, questo adattatore OBD2, il caricatore, in più questo cavetto che potremo usare sia per l'alimentatore oppure come semplice cavo dati. Chiamo da parte di accessori e iniziamo subito con l'accensione dello scanner. Abbiamo questi strappi in modo da tenerlo ben saldo nel trasporto. Ed ecco qua il nostro X-Tool D8S. Facciamo subito una panoramica del prodotto. Sulla parte anteriore il display da 8 pollici. Nella parte superiore lo sportellino per il cavo dati, l'attacco per il cavo seriale, il pulsante di accensione e spegnimento. Nella parte posteriore questo supporto da banco, i vari dati con il numero seriale e la fotocamera con il flash, in modo da allegare ai nostri report delle diagnosi anche delle fotografie. Adesso lo andiamo ad accendere. Da subito il logo con il sito del produttore, questa animazione, configurazione iniziale, sul retro abbiamo anche un altoparlante. Ok, adesso siamo già nella diagnosi, ma inizialmente vi uscirà questa schermata dove abbiamo diverse funzioni tipo il calendario, la fotocamera, contatti, orologio, email, musica, registrazione suoni, calcolatrice, ES File Explorer, Quick Support, Adobe e Diagnosis, che sarebbe il nostro programma. Poi impostazioni, gallerie, video, Explorer e Chrome. Potremo anche navigare su internet. Adesso andiamo nel programma dello scanner, Diagnosis. Allora, io già mi sono loggato, vi basterà mettere solamente un'email e una password. Altrimenti lo potete usare anche non loggati. Tra le varie funzioni vediamo da subito la diagnosi con autoscan. Potremmo scegliere tra i vari marchi manualmente. Invece, se vogliamo fare una procedura automatica, una volta collegato il cavo seriale andiamo a cliccare su VIN, che sarebbe il numero di telaio, e autoscan, che ce lo va a ricercare in automatico da solo. E questa è la classica diagnosi. Dopo andiamo in auto e la vediamo nello specifico. Ritorniamo indietro. Le funzioni speciali, ha più di 38 funzioni speciali. Prima di vederle vediamo le altre voci. Report, ci andrà a dire tutti i report delle varie diagnosi che abbiamo effettuato. Aggiornamenti, ogni volta che ci sarà un aggiornamento ci uscirà la notifica qui sopra. Ancora, possiamo andare nel nostro profilo e cambiare i dati. Possiamo collegare anche degli accessori tipo il VC o l'endoscopio. E inoltre abbiamo il manuale in inglese che ci spiega tutte le varie funzioni. Ma questo non è un problema, perché ogni volta che cliccheremo su una funzione ci verrà spiegata in automatico. È possibile fare anche un controllo remoto da un altro dispositivo. Le impostazioni e X-Tool per andare sul sito del produttore. Andiamo in impostazioni. Tra le varie impostazioni abbiamo le lingue, l'unità di misura, USB setting per trasferire i dati o tramite wifi oppure tramite il cavo seriale. Suono e display, qui potremo impostare il suono oppure la luminosità. E qua le varie informazioni. All'accensione già vi fa l'aggiornamento all'ultima versione. Ritorniamo indietro. Adesso andiamo a vedere le funzioni speciali. Queste sono tutte le funzioni speciali del nostro scanner. Immobilizer, modifica e apprendimento della strumentazione, bilanciamento della potenza, cambia linguaggio, transport mode, TPMS reset per la pressione dei pneumatici, sensore delle luci, AF reset, batteria, cambio, crank sensor, FRM reset, SAS, oil reset, EPB, ADAS, l'impianto di illuminazione, coolant blending,
sospensioni, calibrazione dei sedili, EEPROM, configurazione della centralina, il reset della EQ, BMS reset, valvola a farfalla, il DPF, l'ABS, limitatore di velocità, adattatore di componenti, start and stop reset, EGR, aria condizionata, SRS, controllo bidirezionale dei finestrini, VGT, modifica degli iniettori, airbag e reset dei pneumatici. Tra tutte le varie funzioni, sicuramente quella che vi interessa è quella che avete visto nella copertina del video, cioè la modifica dei chilometri. Innanzitutto andiamo in strumentazione, qui ci esce un disclaimer che ci fa a specificare che questa procedura è legale solamente per dei professionisti che vanno a fare un adattamento dei chilometri in base ad eventuali problemi, tipo in passato non funzionava il contachilometri, quindi risultano meno chilometri sul quadro rispetto a quelli in centralina. Quindi si va ad allineare il tutto tramite questa funzione. Infatti potremo andare a modificare sia aumentando che diminuendo i chilometri. Andiamo ad accettare, andiamo a cliccare sulla funzione, poi dovremo mettere il continente per andare a selezionare il marchio dell'auto. Questi sono tutti i marchi che ritroveremo: Alfa Romeo, Audi, Bentley, Fiat, Maserati, Opel, c'è di tutto, Volkswagen. Dopo lo andremo a provare su una Fiat Punto. Ho collegato lo scanner al cavo seriale che va alla presa OBD2. Adesso siamo in una Fiat Punto 1003 Multijet, quindi una Punto 188. Vi farò vedere la diagnosi e la modifica del chilometraggio. Vi ricordo che questo è solo un video a scopo informativo sulle funzioni del prodotto e che i chilometri di quest'auto sono tutti certificati anche dalle varie revisioni. Una volta effettuata la funzione della modifica del chilometraggio, il tutto verrà ripristinato ai chilometri effettivi dell'auto. Adesso, con il supporto posteriore, sono andato a fissarlo sul volante e vado ad accendere anche la diagnosi. Lo scanner sta anche ricaricando perché è attaccato alla BD2. Intanto vi faccio vedere i chilometri, sono 248.060. Allora andiamo a vedere subito la diagnosi. Io vi vado a fare la selezione manuale, Fiat Punto, prima del 2007, 188, 1003, automatic scan. Ok, adesso ci sta facendo la lettura dei vari settori della centralina, quindi la potenza, il body, chassis e unità. Potremmo avere o la schermata della mappa oppure la classica lista. Come vedete, sta leggendo i vari settori, già risulta un errore in power, diesel, iniezione. Dopo andiamo a vedere nello specifico. La procedura richiede qualche minuto perché, essendo una diagnosi professionale, va a leggere qualsiasi sensore e qualsiasi centralina dell'auto, scannerizzandola e diagnosticando ogni singolo difetto. Secondo errore, ABS, questo già lo conoscevo. Come vediamo qua sopra, ha completato la scannerizzazione di tutti i sensori e centraline. Andiamo a vedere il primo errore: ruota destra, sensore dell'ABS. Questo già lo conoscevo perché c'è un sensore tranciato dell'ABS sulla ruota destra anteriore. E poi c'è quest'altro. Questo qua, se non sbaglio, sono le candelette. Adesso possiamo fare un report, una lista degli errori o cancellare gli errori. Andiamo a cancellare, anche se questi qua mi risulteranno di nuovo, dato che sono dei problemi meccanici e non di centralina. Adesso è tutto pulito, usciamo e prima di uscire ci dice se vogliamo cancellare, vedere un'anteprima del report che abbiamo fatto oppure salvarlo. Io metto cancella. In ogni caso potremo fare anche delle fotografie da allegare al nostro report. Ritorniamo indietro. Allora, adesso andiamo a vedere quella funzione che vi interessa tanto, che avete visto in copertina, cioè la modifica del chilometraggio. Quando entriamo c'è sempre il disclaimer che è illegale andare a modificare i chilometri, però è una funzione che serve per quello che vi ho descritto prima. Andiamo ad accettare, andiamo a cliccare sulla funzione, continente Europa, Fiat, Fiat Punto, credo sia questa qui. Ok, ci dice di non avviare il motore. Adesso sta comunicando con la strumentazione, mettiamo ok, aggiustamento chilometri, aggiustamento dei chilometri. Allora adesso ci dice il chilometraggio dell'auto, quindi 248.060. Come vediamo
anche sul quadro e ce lo converte anche in miglia. Noi possiamo cliccare o modifica il chilometraggio oppure le miglia. Andiamo a fare modifica chilometraggio e manualmente andiamo a mettere il chilometraggio. Facciamo finta che questa macchina è stata cambiata la strumentazione e invece di 248.000 km dovrebbe avere solamente 120.000 km. Andiamo a mettere 120.000. Ok. Adesso vado a mettere ok. Confermiamo la modifica di questo chilometraggio a 120.000 km. Mettiamo sì. E 1, 2, 3. Come vedete, adesso l'auto ha 120.000 km. Aggiustamento completato. Ok. Ora abbiamo questo chilometraggio. Ci sono voluti 3 secondi per allineare i chilometri. Adesso andiamo a rifare la procedura inversa. Modifica chilometri. Ritorniamo ai nostri 248.060. 248.060, ok. Ok. Confermo. 1, 2, 3. Ok. E questa è la procedura di allineamento dei chilometri. Vi ricordo che questo video è solo a scopo informativo sul prodotto. Se vi interessa acquistarlo, vi lascio il link in descrizione. Se non sbaglio, troverete anche 100 euro di sconto al link che troverete qui sotto. Se vi interessa, ho fatto anche altri video recensione di altre diagnosi, sempre professionali, e troverete tutto sotto in descrizione. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo video.